è lunedì, è il momento di dare il ben ritrovato al nostro Magister Galatei, Lapo Mazza Fontana, buon pomeriggio. Criptestesici discenti, come state? Stiamo bene. Allora, mi voglio scusare a nome di tutte e due per il fatto che le abbiamo chiesto fuori onda, ma lei è esperto di disposizione di posate. Ma naturalmente in realtà il Facchini in qualche maniera si è proiettato verso una scienza ancora più alta, poiché anche dei super esperti di disposizione, poiché ci sono per esempio i grandi pranzi a Buckingham Palace che prevedono delle disposizioni talmente complesse e articolate, sì, che effettivamente necessiterebbero... Io è vero che vado effettivamente a pranzo Buckingham Palace con una certa frequenza, certo, ma non quanta ne vorrei, ecco, questo devo dire. E sicuramente più di quanto vorrebbero la regina e i suoi, e i suoi ospiti. Vi ricordiamo, ma sì, ricordiamo ascoltatori che potete mandare gli sms al 331-6214013 piuttosto che le mail a, per esempio, a radiopopolare.it, come già state facendo in realtà per la rubrica del Galateo, le vostre domande. Allora, come il nostro prestigioso collega Danilo De Biasio, che è stato in onda qua prima di lei, caro Lapo, le pone la domanda, un bel refresh sulla disposizione delle posate, quindi. Ma allora, secondo le regole del Galateo. Ma appunto diciamo che a parte il fatto appunto della regina d'Inghilterra, che peraltro per inciso è anche una gran noiosa, non è cochon per niente, ma insomma, vabbè, però, c'hanno 273 anni, tipo madre, eh? Ma sì, ma perché lei è sempre stata una bambina, lo dicono i suoi biografi, molto seriosa, molto così. Poi devo dire che i suoi figli hanno recuperato anche le nuore, insomma, vabbè, sì, ma detto alla questo, grande, sì, alla grande. Però diciamo che la classica disposizione da fare in casa quando uno fa un pranzo è quella classica in cui si mettono le due forchette, se si ha anche l'antipasto ovviamente se ne mettono tre, sulla sinistra, dopodiché si mette il piatto fondo e un bel piatto, il piatto piano sotto, naturalmente della servitù, dell'entità della servitù che abbiamo, sì, in casa, perché chiaro, naturalmente chiaro. Il piatto fondo è considerato una cosa un po' casereccia, un po' casalinga, sebbene chic. Nel caso ovviamente poi delle disposizioni laterali si mettono i coltelli, ovviamente quello classico è mettere il coltello prima, poi il cucchiaio affiancato sulla destra, in modo, ovviamente la lama del coltello deve essere rivolta all'interno verso il piatto, dopodiché se si mettono le posate si mette la posateria da frutta e da dolce, si mettono ovviamente piatto nel senso di marcia, ovvero la forchetta sulla sinistra e il coltello sulla destra e si incrociano, si mette sotto il coltello sopra la forchetta davanti, posizionate così. Poi Lapo, la stiamo perdendo. Si sta muovendo per... Dov'è? Si sente un po' male. Sentite? Sì, sì, adesso sì. Sì. No, una piccola variazione di postazione. No. Ma adesso sto la disposizione dei cucchiaini da dolce, chi se ne frega, insomma, sono baggianate. Naturalmente poi in quel momento è meglio allungare le mani sulle cosce delle commensali. No, ma stava andando bene. Senta, rimaniamo in ambito cene, perché ci arriva una mail, la scritta Tommaso, e per essere certo che arrivasse la scritta alle 4:15 di oggi pomeriggio. Allora, la domanda per Lapo è la seguente. Allora, tavolata con molta gente. Ogni volta che si pensa di versarsi altro vino, bisogna prima versarlo a chi sia vicino. Questo immagino sia obbligatorio. Ma ha fatto la rima? Apposta? Sì. No, e poi okay. Prima alle commensali di sesso femminile. Sì. Ma se la tavolata è lunga e non si arriva a versarla tutti, quali sono? Vale alzarsi per versarlo? Ovviamente questo vale per quei pochi tra i nostri ascoltatori che non hanno il maggiordomo e un, tipo la giusta servitù, un parco di servitù di 14 persone. Potremmo dire in questo caso non dovremmo nemmeno spenderci. Quindi quasi ci si alza o si allora sostanzialmente ci si alza o si passa la damigiana? Sì, naturalmente, sì. Naturalmente si passa direttamente la tinozza con l'uva pigiata, purché ci sia la fanciulla che pesta coi piedi. Però sì. Chiaramente poi con vestita solo di un peplo leggerissimo. Però ciò detto, mentre la passiamo non possiamo certamente alzarci. Ovviamente non possiamo fare come Mr. Fantastic dei Fantastici 4, no? Troppo no. Allungarci col braccione. Sai che nella storia dei media italiani sei lei e Alvaro Vitali a usare il fisco sto modo? Basta?
L'accostamento mi è assolutamente grato, no, devo dire la verità. Il che alza drammaticamente il sipario sui suoi riferimenti culturali, ma questa è un'altra storia, prego. Dopo parleremo di Martin Heidegger, per dare una botta anche a sinistra. Come sta? Tutto bene? Martin si sta molto bene. Scusi, e Alvaro? Ma credo siano deceduti entrambi. Lei mi dà anche, oltre che per vulnerato, è vero? Facchini. Va bene, beh, vado avanti con le sue lezioni, va là. Ci ho detto, potremmo citare Ernst Nolte, naturalmente, certo, grande filosofo tedesco, che diceva che naturalmente in questo caso il vino bisogna, lo diceva spesso il vino Brembo, che diceva che il vino va ovviamente versato solamente alle signorine di prossimità. Okay. Ovviamente, per cui sì. E il resto, una citazione latina, sono un po' cazzacci degli altri. Allora, questo... molto veloce perché abbiamo solo 3 minuti. Se... uno, hai allungato la vita a Alvaro Vitali perché è insieme a noi. Ma... poi boh. Sì, certo. Allora, se la mia compagna di viaggio in minigonna deve scendere dalla mia parte di guida perché lo sportello passeggeri è bloccato, vale, vale guardarle le gambe mentre l'aiuto? Ma come dire, potremmo sempre rispondere come direbbe Berlusconi in questo caso, che no, figata. come direbbe qualcuno che imita Berlusconi. Senti. O forse Berlusconi stesso. No, ma sai che Berlusconi ha detto proprio, l'ha detto davanti alle telecamere, ha che smentito, non ha mai usato quell'espressione in vita sua. Ha detto. Ah, noi ci crediamo a Berlusconi quando fa le affermazioni. Ma, tra tutte le cose che ha detto, secondo me questa è un po' la meno incredibile. Altra domanda, questa è una Davide, fino a dove può arrivare un caloroso complimento nei riguardi della bellissima moglie del tuo ospite davanti all'ospite? Guardate, vi cito un piccolo aneddoto personale. Ero con una mia fidanzata anni fa, ragazza irlandese molto gelosa, ma io ancora non lo sapevo, in un ristorante di Long Island, e lei mi presentò questa moglie di questo suo amico, nonché sua amica, e mi chiese cosa pensavo di lei direttamente, e io dissi, ma una gran bella donna, dopodiché mi sono dovuto soffrire 45 minuti di stress, perché pensava che io volessi portarmela a letto. Quindi? Allora, bisogna quantomeno non ingenerare il sospetto, per cui la misura va portata nell'ordine ovviamente del magnificativo ristretto, ovvero, e soprattutto non si può fare... Non si può ovviamente fare riferimento alla generosità del décolleté della signorina in questione, oppure insomma, o alla tornitura delle sue cosce. Tipo, passa questa e dici, Madonna, c'avevi dei bei coscioni. No, sapete che non si può fare. Si può, certo, dire, ah, che meraviglia, insomma, che eleganza. Di solito si citano le mise. Senza fare figuracce orribili. Cioè, in pratica non si può fare come ha fatto, ripreso peraltro in quella foto famosa, Berlusconi con Michelle Obama. Michelle Obama, insomma. Cioè, davanti a Barack. Vabbè, davanti a Barack, sì. Naturalmente se la signora è vestita come una badante bielorussa... È ma anche cosa lì... c'è? Sei un razzista veramente, no, che ci fai schifo. Lapo, sì, allora, il Galateo... Mamma mia. Il Galateo. Permette di chiudere il collegamento dicendo Lapo sei una merda, o devo per forza dire sei l'oggetto trasportato da uno sterco raro? No, facciamo il sterco radio, prego. Pure mi corregge. Il nostro personale piccolo non V-Day ma V-Pomeriggio dedicato a te, Lapo. Grazie. Vabbè, Lapo, ci sentiamo più avanti. Alla arrivederci. Prossima volta. Ciao. Salve. Arrivederci. Occhio alle bielorusse. Ciao.